Cordiale saluto, gentili telespettatori di Prima Free, e ben ritrovati per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Apriamo con un servizio che arriva da Adria, parliamo di febbre, nausea e debolezza. È West Nile, contagiato un quarantenne. Sentiamo. Il virus West Nile continua ad aleggiare sul Polesine. E dopo i casi dei cavalli infetti e della positività riscontrata sui gruppi di zanzare, ecco il primo contagio umano registrato quest'estate. Si tratta di una quarantenne residente ad Adria, in via Guarnieri, una zona a Maloretta, che presentava i sintomi caratteristici della febbre del Nilo. Il virus, infatti, si manifesta nell'uomo con una forte influenza, febbre, mal di testa, nausea, senso di debolezza. Generalmente la fase acuta dura circa una settimana, ma la persistenza varia molto con il quadro clinico generale del paziente e in particolare con la sua fascia d'età. E infatti i sintomi più gravi che possono portare anche alla morte si sviluppano in pazienti anziani, nei quali il West Nile si manifesta come malattia neuroinvasiva che può portare al decesso, come è avvenuto in alcuni casi negli ultimi anni anche in Polesine. Il paziente adriese è stato subito sottoposto all'apposito test ELISA, che ha riscontrato la positività al virus neuroinvasivo. È stato così ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. O lo sconto o la vita. La richiesta di una sforficiata del prezzo finale è cosa comune, ma è decisamente insolito che un cliente, del quale fra l'altro si hanno in mano i documenti, arrivi a pretenderlo in modo così inquietante. Forse per un malinteso, infatti, un 76enne originario del Brasile, anche se cittadino italiano, dopo aver soggiornato all'Hotel Cristal in compagnia della moglie, al momento di saldare il conto ha insistito per avere una riduzione in modo sempre più veemente nei confronti della dipendente che si trovava in quel momento alla reception, arrivando ad urlare una frase decisamente inquietante, del tipo: guarda, se non mi fai un prezzo più basso vado in camera a prendere la pistola, torno giù e vi ammazzo tutti. A questa parola così minacciosa, pronunciata fra l'altro in modo non scherzoso, ma anzi con tono alterato, la donna si è non poco intimorita ed è riuscita a trovare una scusa per allontanarsi e chiamare la polizia per segnalare quello che le era appena successo. I poliziotti hanno immediatamente provveduto a raggiungere la camera del 76enne perquisirla e far saltare fuori la pistola. L'arma però non c'era. Andiamo adesso a Selvazzano. Prima di essere portato via mio figlio mi ha detto: mamma, non ne so niente, e sono certa che lui di quell'arma non ne sapesse proprio nulla. La madre di Denis Zuccante è sorpresa e sconvolta dell'arresto del figlio. L'idea che mi sono fatta è che quella sacca con le armi possa essere stata messa lì da qualcuno di recente, magari quando non eravamo in casa. Siamo rimasti tutti esterrefatti quando ci hanno detto di aver trovato quei fucili da guerra nascosti all'esterno della casa. A parlare è Alberta De Lorenzi, ieri pomeriggio era a casa. Nelle sue parole ancora tutta l'incredulità di quanto vissuto nell'abitazione di Dentencarò la notte prima, una bella villetta che il marito della donna, venuto a mancare 10 anni fa, aveva costruito ormai più di 30 anni fa, casa che divide con il figlio che vive con la compagna, ognuno con i propri accessi indipendenti. Una porzione del giardino a confine con la siepe di recinzione è attrezzata a legnaia con tettoia ed è proprio lì, nascosto fra la siepe, una vecchia parabola che gli uomini della squadra mobile hanno trovato la sacca. Adesso andiamo a Padova, sushi schifoso. Bene, questo genera una guerra legale tra lo chef della TV e Stecca. Sentiamo. L'attacco dello chef televisivo Simone Ruggiati alla pizzeria Stecca è destinato a finire in procura. Il cuoco di 36 anni, giovedì sera insieme a una donna, si è recato in incognito nel locale e ha ordinato del pesce crudo. Terminata la cena, piuttosto veloce perché a suo dire non ha mangiato quasi nulla, è uscito dalla pizzeria e ha prodotto un video dove ha demolito il ristorante e i suoi piatti di sushi. Filmato che ha pubblicato anche nel suo profilo Facebook, il titolare dello storico locale di via Giordano Bruno, Massimiliano Liggeri, ma che non l'ha presa bene e ha ingaggiato l'avvocato Massimo Munari. Il legale presenterà ora una denuncia in procura per diffamazione contro lo chef Ruggiati. In un secondo momento potrebbe esserci anche il sequestro del video incriminato.
E se il cuoco televisivo, leggermente intollerante al liquido di conservazione della polpa di granchio in scatola, non ha mai parlato di pesce avariato, è pure vero che il suo filmato, visto e linkato da migliaia di utenti della rete, ha distrutto l'immagine della pizzeria Stecca. Il proprietario della pizzeria, giorno dopo, ha ribattuto: non corrispondono attualmente assolutamente al vero le affermazioni rese da Simone Ruggiati. Infatti lui stesso nel video dichiara di non avere nemmeno assaggiato il piatto preciso, che nel mio ristorante sushi sui roll sono preparati con pesce fresco e nel caso di specie era astice, non cibo in scatola. Peccato che non l'abbia potuto apprezzare, ha poi concluso. €1.000.000 il conto servito, altrimenti l'ASL 5 è pronta a mettere un'ipoteca, a stabilire il risarcimento per danno erariale, una sentenza di maggio della Corte dei Conti. L'azienda sanitaria di Rovigo deve avere €1.000.000 dagli istituti polesani di Ficarolo, oltre a €63.000 da Mauro Mantovani, che è stato amministratore delegato dell'ente. Inoltre sempre l'ASL 5 attende oltre €237.000 da Giampaolo Pacere, direttore dal 2004 dei diversi distretti sociosanitari dell'ASL 18 di Rovigo e Badia. Dal 2007 al 2010 è stato anche coordinatore sanitario interno agli istituti. Dopo le opportune verifiche e una nota del procuratore regionale della Corte dei Conti risalente al 9 agosto, l'ASL adesso fa sul serio e si è mossa. Secondo la magistratura contabile, sulla base degli atti dell'indagine della Guardia di Finanza, il personale impiegato sarebbe stato inferiore agli standard richiesti, un danno enorme per l'azienda sanitaria di Rovigo. E torniamo adesso a Padova. 15 commercianti e professionisti che lavorano e vivono in via Umberto I, a pochi passi da Prato della Valle, sarebbero stati contagiati dal virus dell'epatite A. Come riporta il Mattino di Padova, sembra che i padovani abbiano contratto la malattia in un bar della zona. I più fortunati sono stati ricoverati per una settimana, gli altri anche per 20 giorni. L'epatite A si trasmette consumando alimenti che sono venuti a contatto con le feci di un soggetto infetto. Causa comune di infezione è il consumo di acqua o cibi crudi o non cotti a sufficienza, soprattutto molluschi contaminati con materiale fecale contenente il virus. Probabilmente si è trattato di una partita di tramezzini con un ingrediente contaminato o un tagliere in cui si annidano i virus. Le ipotesi sono molte, ma non può esserci nessuna certezza. La segnalazione sarebbe arrivata all'ASL e gli ispettori avrebbero fatto visita al locale un paio di volte. Il bar ha dimostrato di essere in regola e rispettare tutte le norme igienico-sanitarie. Rimane difficile dunque provare di aver contratto la malattia proprio in quel luogo. Sta di fatto che tutti i 15 ammalati si sarebbero recati nello stesso bar a mangiare uno spuntino e bere un caffè. Il titolare si sarebbe difeso dalle accuse spiegando che si tratta solo di voci. A sua difesa avrebbero spiegato che gli ispettori, se avessero trovato qualcosa di sospetto, gli avrebbero fatto chiudere il locale. Invece gli esperti lo avrebbero rassicurato dicendo di stare tranquillo e di continuare a lavorare. Il gestore amareggiato della caduta avrebbe ammesso che questa voce sta allontanando i clienti dal suo bar. Adesso andiamo a Badia Polesine. Era sceso in campo, spendendosi in prima persona per promuovere la pulizia e il decoro, mettendosi a sistemare i cigli stradali. Ovviamente non i suoi, ma quelli della comunità, della quale Stefano Segantin, assessore e amministratore. Nella frazione di Villa Fora, però, qualcuno deve averla presa piuttosto male, dal momento che il sindaco ha riferito di essere stato prima ripreso, quindi minacciato. Per chiarire la situazione, alla fine è stata necessaria la chiamata al sindaco Giovanni Rossi. E adesso andiamo a vedere quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento curato da ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 31 agosto 2017. Anticiclone Polifemo indebolito da correnti instabili atlantiche, temporali dapprima sulle Alpi occidentali che via via si portano su buona parte del nord-ovest. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it.
al nord, al mattino addensamenti e rovesci su ovest Alpi, buono invece altrove, ma con il passare delle ore precipitazioni temporalesche in estensione anche a gran parte dei settori, anche forti in nottata e con rischio di nubi fragi sui rilievi piemontesi e lombardi. Al centro sarà ampiamente soleggiato, cielo sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. In serata nottata via via più instabile sulla Toscana con rovesci e locali temporali. Al sud bella giornata di sole ovunque, cielo limpido sui settori peninsulari e anche sulla Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli da sud-est in Adriatico, Ligure e Tirreno, da sud-ovest sullo Ionio. Temperature stazionarie, minime tra i 13 e i 24 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo 35 gradi al nord, 34 gradi al centro e fino a 32 gradi al sud. Bene, per ora è tutto, per ulteriori aggiornamenti cliccate mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it. Arrivederci. Gentili telespettatori di Prima Free, termina qui l'edizione telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del notiziario.